Buongiorno, benvenuti in un nuovissimo Vlogmas. Allora, ragazze, buongiorno. Oggi per noi è il 21 di dicembre ed è martedì, per voi sarà il 22 e sarà mercoledì e ho Marek a casa. Risveglio del leone col pigiamino di Robin. È a casa perché sta benissimo, eh. Solo oggi non l'ho mandato a scuola, lui dovrà andare a scuola ancora oggi che non l'ho mandato. Domani e dopodomani va a scuola fino al 23, però stamattina non l'ho mandato, vi spiego perché. Io ieri sera, cioè già ieri pomeriggio, avevo un mal di stomaco terribile. Sapete che mi viene ogni tanto quel mal di stomaco fortissimo, che mi prende anche la schiena, mi prende il petto. Brutto, brutto, brutto. E niente, poi ho preso il medicinale e sono stata meglio. Stavo meglio la sera, One, ho mangiato il two, purè di patate. three, four. Mangio 3, 4, 5. E la notte sono stata male di nuovo. Stanotte ho avuto di nuovo un mal di stomaco fortissimo. E non ho preso il medicinale, ho detto non mi voglio imbottire di sta roba. Poi alle 5 e mezza non ce l'ho più fatta perché non ho proprio chiuso occhio stanotte. Alle 5 e mezza non ce l'ho più fatta, me lo sono preso. TV cacca, me lo sono preso. E poi boh, alle 6 mi è passato e niente. Adesso poi ho preso sonno e non avevo, dico la verità, non avevo voglia stamattina di scendere, sghiacciare la macchina, portare Marek, non importa. E ho detto me lo tengo con me, magari accendiamo una luce, visto che io le bollette le pago. Ecco qua. E ho detto boh, me lo tengo con me stamattina. E andiamo insieme a fare gli ultimi regali di Natale, mentre giovedì dovrò andare con... Basta con sta parola! Dovrò andare con mio marito in un posto che probabilmente vedrete il 24, non lo so, e poi dobbiamo andare a fare la spesa per il cenone. Potrei andare prima, ma aspetto lui e poi in realtà vorrei venisse anche mio papà con noi perché cioè io ho paura di sbagliare a prendere le cose. Faremo un menù tutto di pesce, come sempre facciamo noi la vigilia di Natale, e farò anche un sacco di antipastini. Avevo intenzione di fare... Marek, abbassi un po' il volume, amore. Abbassi un po' il volume della televisione. Aspettate. Scusate, ho fatto abbassare il volume della TV perché avevo il telegiornale nell'orecchio proprio. Comunque, vi dicevo, faremo un po' di antipastini misti, poi ve li farò vedere sicuramente. Avevo un po' di idee in mente, ieri ho dato una sbirciatina qua e là su Pinterest, YouTube e internet in generale. Ho trovato delle idee molto carine, molto sfiziose e anche facili. E poi, come primo, faremo, credo, spaghetti o linguine alle vongole, semplici semplici, anche se io avrei fatto volentieri gamberi e limone, pasta, spaghetti, gamberi e limone, però meglio le vongole, andare sul classico è meglio. Poi come secondo volevo fare mio marito, perché per me potevamo non farla, però lui la vuole, l'orata al forno. E poi volevo fare, vabbè, fritto misto, gamberi, gamberoni, anellini, e in più io volevo fare anche i gamberoni al forno. Quindi vediamo un attimino. Qualcosa lo tolgo dal menù perché secondo me poi è troppa roba ed è peccato. È vero che c'è Natale, noi a Natale mangiamo sempre quello che avanza il 24, però a Natale saremo solo noi tre con mia mamma e mio papà, quindi in realtà non lo so. E la sera invece andiamo da mia nonna, la sera del 25, però non a mangiare, gliel'abbiamo già detto perché io so già che starò male, cioè poi sono stata male già adesso, quindi preferisco non riempirmi di roba. Se vado da mia nonna, si salvi chi può. Quindi non a mangiare, andremo dopo cena a giocare un po' a tombola, un po' a carte, il mercante in fiera, eccetera, eccetera. Niente, vi ho detto il mio programmino natalizio. Adesso faccio colazione insieme al mio bimbo. Per me, camomilla. Stamattina confette biscottate senza niente. A parte che mi fa bene stare un po' a dieta perché non so se ve l'ho detto, sono anche ingrassata e non poco, non poco. Però questo a prescindere dal Natale. E quindi mi voglio mettere in riga un attimino prima di Natale e poi da gennaio voglio riperdere i chiletti che ho preso in questo periodo. Perché quando ho traslocato, ragazze, tra trasloco e cose varie, ero ritornata bene o male al mio peso forma. E adesso ho questi ben 5 kg in più che ho preso da giugno. Io ho preso 5 kg, così, via. Po'. E non sono mai stata magra, magrissima, ma neanche mi interessa, sono sincera, a me basta stare bene e quei 5 kg in più che ho me li sento, me li vedo e non mi piacciono, quindi devo perdere questi 5 kg. Niente, colazione per noi, a dopo. Mi è appena arrivato un pacco. Allora, io ho fatto un ordine sul sito di Filomena, la mia amica, sapete, Filomena Amore, e ho fatto questo ordine, ma è arrivato un pezzo in più. Se faccio vedere. Mi ha scritto, cosa c'è scritto Marek? Cosa sarà? Hai fatto la brava quest'anno? E quindi ti voglio bene.
Vediamo cosa ha combinato. Ecco qua, lo sapevo. Allora, vabbè, innanzitutto abbiamo questo. Questo qua è... Poi, questo è quello che io ne ho ordinata una, lei me ne ha mandate due. Ma sta zia Filo, quanto è monella? No, non lo togliere, non lo togliere, Ma amore. non si E accende dopo, però. no, no, non l'accendiamo perché queste ce Ma le teniamo per ancora bellezza. due? Tre ce l'hai allora. La mamma ne aveva ordinate due, ma zia Filo ha mandato il doppio di tutto. Poi, Ma zia Filo. vediamo un po'. Allora, questo è quello che ho Perché ordinato. zia Filo? È zia Filo per te, amore, perché è come una zia, quando le amiche sono così tanto amiche con la mamma, come Anna, per te è una zia. Che zia non c'è solo di sangue, c'è anche per scelta. Allora, mi ha mandato questo diario di Natale. Però aspetta, amore. Poi, questo è il piatto che ho ordinato io sul sito, che è spettacolare. Sapevo che era bello, ma me lo aspettavo, cioè non me l'aspettavo così bello. Ma reca, aspetta! No, vabbè, è bellissimo. Io qua ci voglio mettere il dolce di Natale, per questo l'ho ordinato. E poi lei mi ha mandato anche la tovaglietta. No, scusatemi, due tovagliette. No, vabbè, Filo, io lo sai come sono, no? Mi fai piangere. Che carina, guarda, Marek. Facciamo colazione la mattina con queste tovagliette. Aspettate che l'apro. Eccole qui. No, vabbè. Sono Cosa vi tipo devo dire? Sono stupende. Sono una cosa più bella dell'altra. Poi c'è qui appunto il libricino. E guardate qua, qui c'è un piccolo bimbo che non vuole più aspettare. Mare, queste candele mamma ci tiene tanto, eh. Io ne ho ordinata una, ve l'ho già detto. Me ne sono arrivate due. Adesso apriamo. Vediamo cosa c'è qua. Vuoi aprire tu? sì. Apriamolo. Apriamolo. Oh, oddio. Mi serve qualcosa? È il libricino di Natale. È nostro, amore, non è solo mio. Forse ho capito. Forse ho capito. No. Adesso la chiamo. No, vabbè. Tira giù la scatola. No, Marek, guarda che meraviglia. Guarda, questa ci accompagnerà tutti i Natali della nostra vita, lo sai? Guarda, ci sono le case. Bravo! Guarda che belle le caselline. Oh, e mette il cioccolatino. Amore. Ma deve mettere il cioccolatino, ma però non possiamo metterlo. No, adesso basta, per il prossimo anno, però la mettiamo in cucina. Ma che guarda, Marek, guarda che Ma bello. non è questo dell'avvento. Guarda che bello. Ma pure così qua. La chiamiamo. Grazie. Grazie, amica mia. Grazie. Il calendario dell'avvento. Ecco qua. No, ve la devo far vedere per forza da vicino perché è uno spettacolo. Allora, quando lei mi ha inviato le fotografie dei prodotti natalizi a novembre, mi sembra, ho visto questa casetta e ho detto: no, Filo, ma questa casetta è la fine del mondo. Cioè, è bellissima, è una meraviglia. Gli ho detto: no, mi piace troppo. E ovviamente, detto fatto. No, vabbè, io sono troppo fortunata. Alle 15:22 ce l'abbiamo fatta a scendere io e Marek, abbiamo fatto un po' i pigroni oggi. Era in programma di uscire stamattina, però poi sto cabbio che fa un rumore, però poi ho detto vabbè, dai, andiamo dopo pranzo. Dopo pranzo mi stava venendo un abbiocco, ragazze, incredibile. E poi finalmente alle 2:30 ho detto no, basta, scendiamo, aspettate che mi metto la cintura. E mamma, Adesso come gli destinazione, dove mettiamo? andiamo a fare i regali. Thank you.
Soletta, perché? Allora, sono le 17:48 e io ero ancora al Bennett ed è arrivato mio marito, cioè mi ha telefonato e mi ha detto: ma dove sei? Ho detto: guarda, noi siamo al Bennett perché dovevo prendere il caffè e i tovagliolini di Natale. In realtà volevo prendere anche il runner dorato, ma non l'ho trovato. E quello là usa getto, ovviamente, e non l'ho trovato. E allora, non vi dico con Marek sclero oggi, proprio sclero time, però sapevo, avevo già idea che fosse stata così la giornata. E quindi adesso lui è venuto da me, al Bennett ci siamo fatti un caffè, io l'ho preso d'orzo perché sapete che con lo stomaco non sono tanto in forma oggi, e poi adesso Marek è andato via con suo papà. Mi ha detto: posso andare con papà? Vai amore mio, vai. Quindi è andato con suo padre, ora andiamo a casa. Il problema è che io qui in macchina ho il regalo di mio marito, quindi cosa farò? Lo lascerò in macchina, lo salgo su domani mattina, perfetto. E non vi dico che cos'è, perché la sera mio marito si mette e si guarda i video, oppure in pausa pranzo mio marito si guarda i miei video. E quindi secondo me mi sgama, non glielo voglio dire che cos'è perché è una sorpresa. Gli ho preso anche il regalo da parte di mia mamma, poi domani mi darai i soldi. E mi ha detto: guarda, scegli tu qualcosa di cui ha bisogno. Gli ho preso una cosa di cui veramente ha bisogno, di roba da vestire, che lui non si compra mai niente, per lui, sempre per me, per Marek il mondo, ma per lui mai niente. Quindi gli ho preso una cosa che a lui serve da vestire e basta, niente, ora vado a casa perché i miei uomini sono già partiti. Sono a casa e adesso vi mostro quello che ho preso, in parte non tutto, perché alcune cose sono dei regali e non ve li posso mostrare, e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, da CVG ho trovato questo e sono riuscita a prenderlo di nascosto anche se Marek era con me, perché ho preso su Amazon questa, che vi lascio la foto qua, sono io che l'ho indossata. E l'ho trovata a 14,99. In realtà volevo prendere tutto, ma non mi sarebbe arrivato in tempo perché mi sveglio sempre tardi. Quindi l'ho trovato da CVG a 4,50€ in offerta al 50% e l'ho preso. So che questi tipi di vestiti qua fanno un po', cioè lasciano il tempo che trovano, però non importa. Il prossimo anno voglio prenderlo proprio come si deve. Adesso lo nascondo subito mentre il piccolo è in bagno. Poi giovedì Marek avrà la festa a scuola e dovrà indossare una maglietta natalizia, e le maestre hanno detto se, ovviamente, se volete una maglietta natalizia o un cerchietto. Lui vuole indossare tutte e due, l'ho pagato 1,95€ e gliel'ho preso. Poi, vabbè, ho preso queste qui, le pinzette per me, 1,95€, c'erano tutte le cose natalizie scontate al 50% e in realtà ho visto anche un albero di Natale innevato, bellissimo, alto 1,20 m, e ero molto tentata, ovviamente non l'ho comprato. Veniva a 17€, scontato al 50, però siccome quello di Marek, cioè, non è bellissimo, però a lui piace, io l'avrei voluto cambiare volentieri, quello di Marek l'avrei voluto mettere non quest'anno, ma il prossimo, fuori alla porta. E conviene comprarle adesso queste cose, anche se poi uno dice vabbè, lo faccio il prossimo anno lo pagherò a prezzo pieno, quindi non lo so, vediamo. Comunque, ho preso queste decorazioni qua, 1,98€, c'erano questi tre elfi troppo carini, cioè prima costavano il doppio, quindi li ho presi. Poi a 75 centesimi ho preso questo Babbo Natale e a 95 centesimi queste due macchinine per l'albero di Natale. Io prendo sempre, quando ci sono gli sconti sul Natale, qualche pallina, qualcosa per impreziosire un po' il mio albero, visto che è enorme e ce ne vogliono di cosine per impreziosirlo.
renderlo più pieno, io l'ho preso così, l'ho preso e boh, l'ho preso perché mi piacciono, voi sapete, io amo queste decorazioni qua, il mio albero è fatto di queste decorazioni. Poi ho preso, ragazze, queste letterine insieme a Mare, che pagate 4,50 euro, tutte colorate, perché dobbiamo fare dei portafoto regalo. Allora, voi sapete che adesso io ho la stampante dove posso stampare anche le fotografie, quindi volevo stampare tre foto di questa dimensione qua perché ho comprato la carta per questa dimensione e fare alcuni regali. E sopra ci andremo a mettere le letterine col nome della persona a cui l'andremo a regalare. Ovviamente all'interno ci andrà una foto di Marek, quindi penso che abbiate capito a chi le regaleremo. Poi ho preso la carta da risparmio casa perché ne ho pochissima e devo incartare anche i regali di mia mamma. Poi, per fare un pensierino, ho preso questa, aiuto, questo guantone natalizio che è uguale ai miei strofinacci e purtroppo non ce n'erano più perché avrei voluto prendere anche il set di strofinacci, ma questa fantasia qua non ce n'era più. E ho preso anche no, il grembiule. Questo qua natalizio e il portapane, tutto lo stesso set. Eccolo qua. Questo è un regalo unico. Poi ho preso per me delle ciabattine perché le altre le devo buttare, cioè non ce la fanno più, le butto e quindi mi sono presa queste ciabatte, le ho pagate 3 euro, 4 euro, non mi ricordo. Poi ho preso finalmente i fogli per la stampante, 500 fogli se non sbaglio, ma non mi ricordo il prezzo, credo quasi 5 euro, quindi non poco, però mi dureranno un'eternità. Poi ho preso questi nastrini qua, sia rossi che dorati, per terminare i pacchetti di Natale, pagati 99 centesimi l'uno. Poi per 4 euro, mi pare, ho preso questo che è l'accendigas, noi lo usiamo per il camino, sarebbe l'accendino quello lì lungo, perché appunto non, cioè, siamo senza, e l'altro si è scaricato completamente. Poi ho preso delle spugnette, i sacchi per la plastica, anche se a noi li dà il comune, ma non ho voglia di andare in comune, quindi possiamo utilizzare anche questi qua, ovviamente. E poi sono rimasta senza in questi giorni, non credo che andrò in comune. E poi ho preso queste formine qua. Allora, mi è venuta una rabbia perché da risparmio casa le ho pagate 4,50 euro e dai cinesi venivano 2,50 euro. Identiche. Però vabbè, ormai le avevo prese e le ho prese queste qua, io le ho le formine ovviamente, ma non ho quelle, diciamo, grande, che va dalla più grande alla più piccola, ce la posso fare, perché voglio fare gli alberelli di Natale come antipasto e quindi volevo creare questo alberello così uno sopra l'altro, poi vabbè, vedrete, o con il pane per tramezzini o voglio fare io una cosa, poi vi faccio vedere, molto carina, speciale che ho visto, come vi dicevo stamattina, su YouTube, se non mi sbaglio, su Pinterest, vabbè, non mi ricordo. Poi ho preso queste tre candele e devo fare dei pensierini. Una è per me, sono sincera. Una è per me, l'ho pagata 2,99, le avevo viste da Viridea e le volevo prendere, poi non le avevo più prese. Poi sono tornata da Viridea e non ne avevano più, però costavano molto di più da Viridea. Quelle grandi mi pare così, costavano sulle 4 o 5 euro, adesso non voglio dire una cavolata. Poi c'era quella proprio grande, grande, non ricordo il prezzo, che era bellissima. Comunque questi sono due pensierini che voglio dare. Insieme metterò dei biscotti e questa qui è per me. Sono proprio pensierini, però un pensierino è sempre gradito. E questa è per me, la terrò, non l'accenderò mai, è una candela appunto, ma non l'accendo, esattamente come quelle di filo. Sono candele, ve le ho fatte vedere stamattina, ma non andrò mai ad accendere. Adesso lo appoggio qua, ma non è il suo posto. Però guardate che bellino, troppo bello. E poi qui abbiamo quello che non si può vedere, che non posso mostrarvi. Ragazze, io dal divano chiudo il video e così mi metto ad editarlo, a montarlo e ad editarlo e sarà pronto per domani mattina alle 6:30. In più devo fare la cucina. Ta-da! Vi mando un bacione, ragazze. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo Vlogmas. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto e vi fa piacere, iscrivetevi al canale. A domani!